Sono illegale che assiste questi cari clienti sventurati e uniti da questa tristissima vicenda per me metropolitana, perché comunque ormai è diventato un fatto storico a Palermo. Quindi esercizi commerciali che sono stati devastati dalla chiusura di questo tratto stradale, nonché da altre questioni connesse. Lavori che si dovevano concludere già da almeno credo 2 anni e mezzo/3. L'amministrazione comunale esultava per la ripresa dei lavori, come considera insomma questo? Io non so cosa ci sia da esultare. In primo luogo hanno chiuso 3 esercizi commerciali che da 20 anni esercitavano: Caminita, la macelleria chiusa, ha chiuso anche ora Game Generation in Viale Lazio, ha chiuso anche SKK fin dall'inizio perché non poteva più lavorare, ha chiuso anche il Signor Migliore, quindi già 4 attività commerciali hanno chiuso e non c'è stato nessun ausilio né aiuto da parte del comune. Riprendono i lavori, ma come denunciano gli stessi commercianti, un solo dipendente in forza, uno scavatorista. Eh sì, purtroppo abbiamo visto il sindaco festeggiare in pompa magna dichiarando che effettivamente i lavori avevano ripreso il via e che l'amministrazione avrebbe seguito attentamente, era proprio questo l'avverbio usato dal nostro sindaco e che avrebbe fatto un'azione di pungolo rispetto ai lavori affinché non si rallentassero, si fermassero mai più. Ma in effetti oggi siamo qui proprio di fronte ai cantieri di Via Sicilia a parlare con i commercianti, a parlare con i residenti, i quali ci raccontano che ogni giorno, altro che rilento, qui c'è un solo operaio al giorno che lavora in questo cantiere. Sostanzialmente i lavori di questo passo dureranno anni e anni. I residenti, i commercianti hanno deciso di adire le vie legali per tutelare i propri interessi, per tutelare il proprio diritto a continuare ad esistere, a continuare a portare avanti attività commerciali storiche che purtroppo però ancora cercano di resistere, malgrado molte abbiano dovuto chiudere le saracinesche. Non si può aprire un cantiere con un operaio solamente, è una presa in giro. Lei tra l'altro ha un'attività. Sì, da 48 anni e questi ultimi 5 anni sono stati un supplizio. Uno dei pochi sopravvissuti. Uno dei pochi sopravvissuti, esatto. Ho appena sentito l'assessore Falcone, il quale si è impegnato nel dire che la settimana prossima convocherà un tavolo nazionale alla presenza di RFI, alla presenza delle parti, perché una volta che l'amministrazione Orlando risulta assolutamente indolente su questo punto, possa arrivare una sollecitazione dall'alto per far capire che è il caso di rendere questo cantiere serio e metterci nelle condizioni di poterlo aprire e dare respiro a tutta l'aria. Le persone non sanno dove parcheggiare, non si possono prendere un caffè, anche se noi vediamo che la strada è chiusa, perché c'è questo cantiere qui, e se viene un'autobulanza oppure dei vigili del fuoco, non so dove devono fare la loro emergenza. Perciò il sindaco Orlando, secondo me e secondo anche gli altri cittadini, dice soltanto delle brunellate.